Avvocato Villardita, alla luce delle ultime dichiarazioni della vostra assistita Veronica Panarello, sarebbe secondo lei stato il nonno. Voi però avete scelto il rito abbreviato. Quale adesso la linea difensiva? Ma noi continuiamo comunque nella nostra scelta, anche perché non ci sono delle possibilità alternative. Abbiamo scelto il rito abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica e quindi attendiamo l'esito della perizia psichiatrica e continueremo sempre nella nostra linea difensiva. Da questo punto di vista, Veronica Panarello, che periodo sta trascorrendo, soprattutto lì a Barcellona Pozzo di Gotto? Sono sempre giorni parecchio difficili per la vostra assistita. Ma certamente sono dei momenti particolari, non possiamo dire che sotto il profilo fisico stia assolutamente bene, però diciamo che da Barcellona a Piazza Lanza c'è stato un passaggio di struttura penitenziaria e la stiamo sempre seguendo con l'interesse con cui l'abbiamo seguita al primo momento. Come vivete, concludo, la questione mediatica di questa situazione di Veronica Panarello? Ma guardi, la questione mediatica c'è sempre stata nella vicenda Panarello ed è ovviamente un caso che interessa in maniera particolare e quindi la viviamo come tutti, ma del resto non possiamo sottrarci a quelli che sono i diritti di informazione e rispettiamo comunque le scelte che vengono effettuate.